Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Come avete già sicuramente letto dal titolo, il progetto di oggi è un pezzo davvero molto interessante, per cui vi chiedo subito di metterci un like ed iscrivervi al nostro canale, perché ci aiutereste molto con la nostra crescita. Anche oggi ci troviamo quindi nel PolyDLab, il nostro laboratorio di stampa 3D MJF, in cui stampiamo gratuitamente ed analizziamo i progetti che ci inviate proprio voi all'indirizzo labpolyd@gmail.com. Per fare un breve riassunto di quello che facciamo qui nel PolyDLab, vi ricordo che l'analisi dei pezzi ricevuti avviene tramite la valutazione di 5 semplici criteri che sono qualità del file STL, ottimizzazione del file per la stampa 3D, estetica e dettagli, stampabilità ed infine utilità del pezzo. Ma rimanete fino alla fine del video perché daremo poi un voto complessivo al progetto e vedrete poi la classifica aggiornata, perché vi ricordo che il PolyDLab è anche un contest di stampa 3D MJF. Inoltre, come sempre, alla fine del video sveleremo qual è l'oggetto misterioso presente all'interno di questo video. Vi do un piccolo indizio, siamo vicini a Natale ed è leggermente a tema natalizio. E se lo scoprite, scrivetecelo qua sotto nei commenti. Dunque, siete curiosi di vedere il pezzo che abbiamo preparato per oggi? Partiamo! Il pezzo selezionato dai nostri esperti è quello di Lucio Buricca. Lucio è un ragazzo di 35 anni che ha fondato un'azienda che produce occhiali con cerniere magnetiche le cui aste si sganciano se vengono sottoposte ad un'eccessiva pressione. Nello specifico, Lucio si occupa della progettazione insieme a suo fratello. Lucio ha voluto poi partecipare al nostro contest con un progetto davvero molto particolare. Infatti il nostro follower ha progettato una protesi multifunzione composta da due pezzi. Uno di questi è l'invaso, ovvero la parte superiore provvista di due alette che permettono di allargarla e stringerla. E l'altra è l'appendice, che è nello specifico la parte multifunzione. Ma andiamo a curiosare in produzione e passiamo la spiegazione di questi due pezzi proprio al nostro follower Lucio. Vai! Ciao a tutti, sono Lucio Buricca, sono un appassionato di stampa 3D e tecnologia più in generale. Per esigenze personali io e mio fratello abbiamo sviluppato una protesi per arto superiore e la protesi è composta da due pezzi. Questo è l'invaso e questo è lo strumento per compiere azioni. Una delle cose che veramente sono più comode è questo altro piccolo aggancio che si va a infilare qui e quindi permette l'utilizzo di uno smartwatch. Altra cosa molto molto interessante della protesi sono queste taschine che qui vedete ancora per adesso vuote, mentre su questa che indosso ci sono dei magneti all'interno. Sono dei magneti di 2x1 per 0,5 cm e permettono l'utilizzo di uno smartphone, quindi lo smartphone si aggancia al suo interno, ha una placchetta di metallo e quindi si riesce a utilizzare lo smartphone in mobilità. Parlo dell'ultima funzione, che sono questi canali che vedete qua sul fondo, e questi canali vengono utilizzati per inserire un piccolo filo elettrico che permette l'inserimento di un pennetto capacitivo passivo, e quando la protesi viene indossata appunto il contatto con la pelle sul lato superiore riesce ad attivare il pennetto capacitivo sul fondo della protesi. Io vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Ed ecco qua i pezzi stampati in nylon PA12, ma non perdiamo tempo ed analizziamo subito i criteri.
Il primo punto da cui partiamo, come sempre, è la qualità del file STL. Il file che ci è arrivato è davvero di ottima fattura e i pezzi stampati sono infatti ben raccordati e smussati. Molto probabilmente il progetto è così ben riuscito anche grazie al fatto che questa in realtà non è proprio la prima release. Infatti Lucio aveva già realizzato questo pezzo in FDM. Comunque, alla fine di questa analisi diamo un voto di 5 su 5. Secondo criterio da valutare, l'ottimizzazione per la stampa 3D. Come dicevamo, questi pezzi sono proprio nati per essere stampati con tecnologia FDM, ma Lucio poi ha portato delle modifiche per renderlo più idoneo invece alla stampa 3D MJF, come possiamo notare ad esempio dai fori presenti alla base della pellice. Questi fori servono infatti a far fuoriuscire la polvere non fusa che si accumula all'interno dell'oggetto durante la produzione. In aggiunta, Lucio ha utilizzato un programma per aiutarsi con lo svuotamento dei pezzi. Piccola nota da segnalare, l'invaso poteva essere progettato con meno spessore per rendere il pezzo un po' meno rigido e ancora meglio sarebbe stato probabilmente stamparlo in TPU invece che in nylon PA12 per rendere appunto più confortevole l'utilizzo. Ma chissà, magari potrebbe uscire in futuro un video con questa modifica. Facciamo un piccolo spoiler. Comunque, alla fine, voto 4 su 5. E quindi, terzo punto da analizzare, estetica e dettagli. L'incastro a coda di rondine che è presente fra i due componenti è davvero ben fatto. Infatti, le tolleranze sono perfette. Da segnalare anche la feritoia molto sottile che è presente nell'appendice. Parliamo di uno spazio di circa 7 decimi. Molto belli anche questi motivi poligonali che vanno anche a migliorare il grip stesso del pezzo. L'invaso, oltre ai fori per alleggerire il pezzo e far passare più aria, è stato progettato anche con due piccole fessure per far passare i lacci di velcro che vanno a stringere le protesi attorno all'avambraccio. Per questo criterio diamo alla fine un voto di 5 su 5. Altro criterio da valutare è la stampabilità. Non c'è niente di particolare da segnalare in realtà in questo punto, perché come potete vedere dai prodotti la stampa è riuscita direi perfettamente, quindi diamo un voto di 5 su 5. E siamo quindi giunti all'ultimo criterio da valutare, cioè l'utilità del pezzo. E secondo me questo è davvero il punto più interessante. Partendo dalla parte superiore dell'appendice, vediamo che questa è a forma di imbuto per non far cadere la manica affinché non copra il pezzo. Subito sotto troviamo lo spazio per agganciare uno smartwatch. E questa fessura serve a portare con sé le lancette pungidito, mentre i fori davanti servono invece per l'utilizzo delle stesse lancette pungidito. Le tasche presenti alla base permettono anche l'inserimento di magneti, così da consentire poi l'utilizzo dello smartphone. Al cui interno è presente una placchetta di metallo, mentre il magnete posto sul lato dell'appendice permette invece l'utilizzo di posate. I canali presenti sul fondo vengono utilizzati per inserire un piccolo filo elettrico che permette l'inserimento di una pennetta capacitiva passiva e quando la protesi viene indossata il contatto con la pelle sul lato superiore attiva questa pennetta. Dunque, detto tutto questo, non ci rimane davvero che fare i complimenti a Lucio per l'ingegno. Voto 5 su 5. Facciamo un breve riepilogo dei voti assegnati a questo progetto. Quindi, qualità del file STL 5 su 5, ottimizzazione per la stampa 3D 4 su 5, estetica e dettagli 5 su 5, stampabilità 5 su 5 ed infine utilità del pezzo 5 su 5. Il voto finale, ottenuto sommando tutti i punteggi e dividendoli per il numero dei criteri, cioè 5, è quello di 4.8, il che fa posizionare direttamente al primo posto in classifica il pezzo di Lucio. E scalza quello di Valerio, che però, essendo un ventilatore, ci tornerà sicuramente utile nella prossima estate. Quindi lo lasciamo qui da parte. E se volete sapere di più circa questo progetto, in descrizione trovate tutti i riferimenti di Lucio. E anche per oggi è davvero tutto, ma prima di salutarci dobbiamo come sempre svelare qual è l'oggetto misteriosissimo questa volta, stampato in stampa 3D, presente all'interno di questo video. Ed eccolo qua, l'oggetto misterioso è proprio questo vaso. E probabilmente fra un po' smetteremo anche con questa storia dell'oggetto misterioso, perché secondo me è arrivato un po' il momento di piantarla. Vabbè, comunque, anche per oggi come dicevamo è tutto, ci vediamo al prossimo video e buona stampa 3D! E già che ci siamo, buon Natale a tutti! Ciao ingegneri!